Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Chiede Gesù a quest'uomo che stava male, quest'uomo che aveva quella legione di demoni, quest'uomo che era ormai rovinato, che ormai tutti pensavano che fosse una situazione irrisolvibile, irrisolvibile. Ebbene, quest'uomo aveva tanta confusione, tanti demoni, tante oscurità e tutto che andava male, tutto che era storto. E quindi in questa confusione Gesù lo guarda e gli chiede: qual è il tuo nome? Qual è il nome delle oscurità, delle ferite che tu hai? Per poi arrivare, qual è il tuo vero nome? Perché poi Gesù gli darà il nome nuovo, gli renderà la libertà, gli darà la salute, la salvezza, la sanità, la santità. Che bello, qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Un po' chi siamo, quali sono i tuoi problemi? Quest'uomo ormai dice che cercavano solo di tenerlo chiuso, cercavano di tenerlo legato, lavoravano a livello fisico di repressione sulla sua vita. E invece Gesù lo guarda negli occhi, e invece Gesù si avvicina e con la potenza che viene dal cielo caccerà via tutte le sue oscurità. È possibile quindi, è possibile essere liberati da ogni male, da ogni male. Dobbiamo solo chiamare per nome questi mali e chiamare per nome il Dio onnipotente. Impariamo a chiamare per nome ogni cosa, definiamola, ma non secondo le nostre ferite, ma non secondo i nostri limiti. Definiamo Dio come ci è stato rivelato dalla parola di Dio. Dio è l'onnipotente, Dio è l'onnisciente, Dio è il creatore del cielo e della terra. Abbiamo fatto un cammino sui nomi di Dio per sapere chi Dio è, perché se lo definiamo nel modo giusto, lui si manifesterà come tale. Se lo definiamo in un modo sbagliato, limitato, lui si manifesterà come lo limitiamo. Perché Dio ci ha dato questo grande potere di chiamare per nome le cose, di chiamare per nome le cose, di definirle e farle agire in base a come noi le interpretiamo, le definiamo. Anche il male, ogni tanto bisogna definirlo, chiuderlo, non lasciarlo solo agire, basta, va tutto male, va. Chiamiamo per nome e poi lo cacciamo nel nome di Gesù. E poi ridefiniamo anche la nostra vita, impariamo a chiamarci per nome, impariamo a dire: sono figlio di Dio, sono una persona amata da Dio, sono una persona che Dio vuole realizzare. Ridefiniamo, ridefiniamo, l'avevo già raccontato tante volte. Il Signore mi fece scrivere anni fa: io sono ricco, sposato e laureato, mi fece definire la mia vita. Ero un poveraccio proprio, ero single e credevo di essere niente. Dio mi disse di scrivere, l'ho scritto su un foglio A4, lo leggevo tutti i giorni e lo proclamavo. Qual è il tuo nome? Io sono ricco, io sono sposato, io sono laureato e sono arrivato alle prime due. E so che arriverò anche al terzo nome, chiamiamolo così, alla terza definizione. Dobbiamo imparare questa domanda che Gesù fa. La nostra risposta cambierà la nostra vita. Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Padre eterno e santo, Dio onnipotente ed eterno, luce, grazia, potenza, forza, benedizione, tu sei l'alfa e l'omega, tu sei il principio e la fine, tu sei il tutto, sei il creatore, sei il creante in questo momento, sei quello che fa nuove tutte le cose, sei quello che ci salva, ci guarisce, ci libera, ci sana, sei colui che ci rende santi, potenti, vittoriosi sul male. Signore, questi sono solo alcuni tuoi nomi, tue caratteristiche. Molto di più tu sei, molto di più, molto di più. E noi veniamo a te, Signore, per ridefinire la nostra vita. Anzi, sappiamo che tu ci hai chiamati ad avvicinarci e inizi a chiamarci per nome, a chiamare per nome le nostre ferite, le nostre mancanze, a chiamare per nome anche i nostri peccati, perché tu li vuoi perdonare. Per nome le oscurità, perché tu le vuoi cacciare, Signore.
e noi le mettiamo una per una, chiamandola per nome davanti a te. E poi dicendo via nel nome di Gesù. Via questa oscurità, via questo impedimento, via questo spirito del male, via questo demone, via nel nome di Gesù. E poi, Signore, ridefiniamo la nostra vita. Noi sappiamo di essere tuoi figli, figli amati, figli prediletti, figli speciali, figli preziosi. Sappiamo di avere un grande valore, di essere perle preziose ai tuoi occhi, come la pupilla del tuo occhio, Signore. Sappiamo di essere questo. Sappiamo che tu vuoi prenderti cura proprio di noi. E anche noi vogliamo ridefinirci. Noi crediamo, Signore, che ci vuoi liberare completamente, ci vuoi salvare completamente, ci vuoi guariti. Sappiamo, Signore, che tu vuoi guidarci nella terra promessa. Vuoi realizzare la nostra vita. Vuoi benedirci grandemente e vuoi farci diventare benedizione per tanti, tanti, tanti altri. Noi siamo benedizione. Noi siamo, la nostra vita è dono tuo e noi siamo grandemente benedetti da te in ogni area della nostra vita, lo proclamiamo. Noi siamo e saremo grandemente benedetti nella nostra vita da te e diventeremo benedizione, potenza nelle tue mani, strumenti del cielo per tante tante altre persone. Diventiamo e diventeremo persone felici per rendere liberi, felici e graziate tante altre persone nel tuo nome Gesù, e così saremo ancora vittoriosi in ogni situazione. Amen. Qual è il nostro nome? E allora ridefiniamoci oggi, definiamo, blocchiamo il male, blocchiamo tutto questo, allarghiamo il nome di Dio nella nostra mente, nel nostro cuore, e diventiamo quello che dobbiamo diventare in Cristo Gesù. Persone completamente nuove con un nome nuovo.